alla gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, vi farò vedere cosa c'è sul mio smartphone minimalista. Perché sì, da un paio di settimane a questa parte sto cercando di adottare lo stile di vita minimalista e quindi di conseguenza sto eliminando tutte le cose superflue che non mi servono, sia per quanto riguarda abbigliamento, accessori e tutto il resto, sia per quanto riguarda anche minimalismo digitale. Quindi ho eliminato dal mio smartphone tutte le applicazioni che praticamente non usavo e ho cercato di organizzare quelle che invece uso in cartelle, in modo da tenerle sempre ordinate e sapere dove si trovano in ogni momento. Quindi adesso vi farò vedere appunto tutto il mio telefono, come è stato organizzato. Ci sono ancora alcune cose che secondo me posso migliorare, ma ci sto lavorando, quindi magari in futuro vi porterò poi una versione aggiornata di questo video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ok, come vedete questa è la schermata principale del mio smartphone, ovvero la schermata home. Qui troviamo diverse applicazioni come Facebook, Instagram, YouTube, Google Chrome, Galleria e sotto invece abbiamo telefono, la rubrica, WhatsApp e Spotify, che sono praticamente le applicazioni che uso sempre, quindi quelle che uso più spesso e che mi servono durante il corso di tutti i giorni. Ed ho deciso di lasciarle così e non metterle in nessuna cartella, perché semplicemente mi è più comodo e mi è più facile l'accesso, quindi non devo perdere tempo ad aprire le cartelle eccetera. Quindi ce l'ho tutte lì sulla schermata principale e le utilizzo tranquillamente. Tra l'altro sopra c'è anche la barra di ricerca Google se voglio fare una ricerca veloce, e sopra ancora invece c'è il widget del meteo e il widget dell'orario, che sono molto utili perché quando devo guardare le previsioni vado a cliccare lì sopra e guardo tranquillamente le previsioni. Ci spostiamo a sinistra, troviamo tutta la schermata con le notizie. È lì che vado a guardare le notizie, tipo scorro e molte volte trovo le notizie riguardo alle cose che anche cerco su Google, quindi magari quando esce una nuova stagione di una serie che sto seguendo, oppure notizie di carattere economico. Proseguendo poi verso la schermata di destra troviamo le cartelle. Abbiamo ben 4 cartelle che sono Svago e Utility, Strumenti, Google e Portafoglio. Nella prima cartella, Svago e Utility, come potete vedere troviamo tutte le cose che riguardano appunto lo svago e le cose utili. Quindi c'è per esempio l'app delle serie TV che uso per tracciare tutti gli episodi che ho visto e quelli che mi mancano da vedere, anche perché seguo tantissime serie e quindi ricordarmele tutte a memoria sarebbe un suicidio. Poi abbiamo l'app della Wind per vedere quanti giga mi rimangono. Poi abbiamo tutte le altre app di svago eccetera, per esempio Netflix, TikTok eccetera, che uso per passare il tempo. Mentre sulla seconda schermata, come vedete, abbiamo Amazon, che uso per i miei acquisti, tutte le app che uso per modificare le foto che poi metto su Instagram. Quindi se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, mi chiamo @notirene. Poi vabbè, abbiamo l'app di Alexa, l'app Meros per le lampadine e queste cose qua che sono utili comunque, perciò si trovano appunto nella cartella Utility. Mentre nell'ultimo spazio abbiamo Bully, che è il mio videogioco preferito, e Sticker Maker, che uso per fare gli sticker dei miei amici eccetera su WhatsApp. Nella cartella Strumenti invece abbiamo strumenti tipo Download, la bussola, la calcolatrice e quelle altre cose lì. Mentre nella cartella Google abbiamo tutte le applicazioni che riguardano il mondo Google, tranne YouTube e Google Chrome, che appunto sono fuori. E principalmente la cartella Google ha tutte le applicazioni che uso per la scuola, soprattutto in questo ultimo periodo per quanto riguarda l'esame o per quanto comunque riguarda la didattica a distanza. Mentre nell'ultima cartella, chiamata portafoglio, ovviamente abbiamo tutte le app che uso per controllare le mie finanze, come per esempio Hype, di cui trovate anche il link in descrizione per farvela e per avere i 10 euro gratis. Poi PayPal, che uso per appunto gli acquisti, per acquistare in maniera sicura. Rewards, che è l'applicazione dei sondaggi di Google, che ogni tanto appunto fa sondaggi e ti dà una ricompensa in centesimi ovviamente, che poi puoi usare per comprare applicazioni o abbonamenti e cose del genere. Poi l'app di Postpay, perché ho anche una Postpay Junior, anche se non la uso più ormai da quando ho Hype. L'app di PostID, che mi serve per fare l'accesso al bonus cultura, perché sì, sono maggiorenne, in realtà adesso ho compiuto 19 anni, giusto il 12 di giugno, e quindi ho l'app del bonus cultura che devo spendere prima o poi. E niente, per quanto riguarda altri widget eccetera, non uso nulla perché sinceramente non mi servono.
Comunque, come avete potuto notare, le applicazioni nelle cartelle sono divise per colore, quindi c'è la barra delle applicazioni rosse, quella di quelle gialle, quelle di quelle grigie, eccetera eccetera. Ho cercato di abbinare quanto più possibile i colori, anche perché comunque non è affatto facile riuscire ad abbinare tutti i colori, perché ovviamente tutte le applicazioni hanno loghi e colori completamente differenti l'una dall'altra, e quindi a volte è molto molto difficile organizzare la cosa in modo che sia pulita e sistemata. Però credo comunque di essere riuscita a fare un buon lavoro. Fatemi sapere voi magari che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Il mio sfondo invece, come avete visto, è un sfondo di Mergellina, una foto che ho scattato io personalmente di sera, e ho messo quella e non uno sfondo completamente nero perché volevo comunque un po' di gioia, tra virgolette, nel mio smartphone. Quindi niente ragazzi, questo era il mio What's on my smartphone Minimalist Edition del 2020. Se volete vedere altri video del genere, magari anche per quanto riguarda il mio computer o per quanto riguarda altre cose, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e sarò ben che felice di portarveli. E niente, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!